insieme a tutti gli amici. Siamo a via 25 aprile, davanti al mio comitato elettorale. Volevo ringraziare tutte le migliaia di cittadini di Ariano che mi hanno votato ieri domenica 26 maggio. Siamo in attesa dei risultati finali, speriamo di confermare un grandissimo successo che abbiamo già avuto, probabilmente c'è già la maggioranza assoluta in Consiglio Comunale. Siamo felici di un risultato straordinario, vorrei ringraziare i 96 candidati e tutti coloro che gli sono stati vicini in questo periodo. Grazie a tutti. Siamo candidato sindaco Domenico Gambacorta. Allora, sindaco, si aspettava questi numeri? No, francamente no, avevo scommesso su una percentuale minore. Straordinario successo delle sei liste che mi hanno accompagnato in questa straordinaria campagna elettorale, 96 candidati entusiasti che sono stati vicino a me dal primo giorno, che hanno accettato tutti di candidarsi per convinzione, per dare un contributo alla città, per arricchire il programma, le iniziative, le idee che dobbiamo in qualche modo mettere in pratica nel futuro. Il risultato è in bilico, nel senso che ci manca forse poco, pochissimo, forse un punto e mezzo percentuale per arrivare al 50%, e quindi siamo particolarmente onorati e soddisfatti di questo voto che è arrivato dai cittadini di Ariano domenica, ieri, un risultato, ripeto, che non ci aspettavamo in questa misura, che riteniamo, ripeto, assolutamente positivo. Quali sono stati gli aspetti positivi e quelli negativi di questa campagna elettorale? C'è stata troppa tensione negli ultimi giorni, molti veleni, e questo non fa bene alla politica. La politica deve essere sempre confronto fra idee e progetti, ma in modo civile. Per il resto, l'accoglienza di tante persone, è evidente che insomma il nostro messaggio ha convinto tanti, più del 50% o quasi il 50% degli arianesi sul sindaco, molto di più anche dal punto di vista delle liste che hanno raccolto, ripeto, un risultato straordinario. Sindaco, invece, per quanto riguarda le elezioni europee, lei come interpreta la vittoria di Salvini, che ha raggiunto il 34%, e che ripercussioni può avere questo dato sull'Italia e sul Mezzogiorno soprattutto? Ma il voto va sempre rispettato, poi ci sarà il momento delle analisi, delle riflessioni. Certamente c'è uno spostarsi a destra del paese Italia come non è mai successo dal dopoguerra in avanti, e questo deve far riflettere. Ci troviamo con il candidato sindaco Enrico Franz. Enrico, innanzitutto un commento sulle elezioni europee. Come valuti il risultato raggiunto dal PD, che ha sorpassato il Movimento 5 Stelle? Molto probabilmente i cosiddetti delusi della sinistra sono ritornati, diciamo così, alle posizioni originarie? Beh, io credo che innanzitutto questo sia un risultato gratificante per la sinistra, cosiddetta progressista, perché evidentemente è indicativo di una maggiore consapevolezza da parte dell'elettorato che la sinistra deve avere un ruolo fondamentale, un ruolo centrale. Dunque non possiamo che salutare con favore questo risultato. Ovviamente noi qui ad Ariano faremo in modo, insomma, che questo risultato possa essere sostanziato anche dall'impegno nostro politico. Per quanto riguarda invece le elezioni comunali, non si tratta ancora di dati ufficiali, però che danno Gambacorta al 48,7%, a te subito dopo, quindi molto probabilmente si andrà al ballottaggio. Tu cosa pensi? Se si va al ballottaggio, quali gli scenari possibili, e te lo aspettavi questo risultato? Sì, me lo aspettavo, per la verità eravamo molto fiduciosi, siamo stati fiduciosi fin dall'inizio perché, come ho già detto in altre occasioni, abbiamo costruito insomma una squadra vincente, una squadra che ha creduto in un progetto, che è un progetto vincente, e ovviamente il ballottaggio sarà tutta un'altra partita,
e quindi si tratterà di avere insomma un'altra un, ovviamente partiremo, diciamo, continueremo in questa campagna elettorale sul con una questa campagna elettorale, diciamo, sulla base delle proposte che abbiamo avanzato, quindi una campagna elettorale propositiva, una campagna elettorale che non sarà pregiudizialmente antitetica, una campagna elettorale però certamente che porrà la questione dell'alternatività netta e categorica all'amministrazione comunale uscente. Siamo con Michele Caso, consigliere comunale uscente e capogruppo PD in consiglio comunale. Michele, vorrei dare un parere sulle elezioni europee. Il PD ha preso il 22% sopra il Movimento 5 Stelle, che una parte dell'elettorato del Movimento 5 Stelle, i cosiddetti delusi dalla sinistra, stiano rientrando nell'alveo originario? Ma c'è un dato di riferimento importante, e che chi governa di fatto poi è penalizzato, in questo caso 5 Stelle, a vantaggio della Lega. E il PD riesce a recuperare un 3%, che non è poco, a dimostrazione di una serietà, di una coerenza. Adesso bisogna vedere che cosa succederà. È evidente che una parte del Movimento 5 Stelle prima va migrato dall'altra parte, adesso probabilmente rientra, e questo è un dato da tenere conto, da verificare, però io credo che il risultato delle europee avrà grandi ripercussioni sulla tenuta del governo stesso e di conseguenza sulle scelte d'Italia. Ok, tornando invece alle elezioni comunali, gli ultimi dati danno gamba corta al 48%, seguito da Francia al 21%, molto probabilmente dunque si andrà al ballottaggio. Secondo te quali sono i possibili scenari? Ma per essere corretti aspetterei un attimo i dati finali. Credo che non dovrebbero avere grandi modifiche o grandi modifiche sostanziali, per la verità. Il problema sta in questi termini, che lui prende molti voti di meno rispetto alla lista, e questo ovviamente diventa un segnale politico. L'altra cosa importante è che noi, dopo un lavoro abbastanza certosino di aggregazione, andiamo al ballottaggio, e questo rappresenta un punto di forza, ovviamente a discapito degli altri che rispetto alle europee non hanno confermato il loro dato. Di conseguenza si apre tutta un'altra partita. Non è vero che chi sta al 48 facilmente raggiunge il 50, anzi è proprio l'inverso. Non aver raggiunto il 50% più uno da parte del sindaco al primo turno probabilmente lo indebolisce ancora di più in fase di ballottaggio. Quali sono stati secondo te gli aspetti positivi e quelli negativi di questa campagna elettorale? Ma diciamo che grande rissa, grande bagarre non ce n'è stata, a dimostrazione che poi Ariano mantiene sempre un livello del confronto più dignitoso, più qualche atteggiamento furbetto di opportunità, forse più opportunismo per la verità, da parte di qualcuno delle liste di gamba corta, però nella sostanza ci siamo stati tutti quanti dentro. Credo che anche questa, la chiarezza, sia un elemento di forza, non di debolezza. Preferibile dire quello che si pensa fino in fondo anche sul malgoverno di gamba corta, anziché poi, come posso dire, fare un lavoro sotto banco. Sindaco, cosa si aspetta da queste elezioni? Più che cosa mi aspetto io, mi auguro che i cittadini di Ariano, gli elettori di Ariano, possano avere ciò che hanno messo nell'urna nella giornata del 26 maggio. Sicuramente so che la campagna elettorale, molto accesa negli ultimi giorni, nelle ultime battute, ha visto questa affluenza bella massiccia dell'elettorato arianese ai seggi, e non posso far altro che augurare agli eletti che usciranno dallo scrutinio che possano guardare il futuro di Ariano con il rispetto, l'attenzione e la cura che una città con la storia di Ariano deve necessariamente ambire. Grazie mille al sindaco di Montaguto, noi ci rivediamo più tardi con altre interviste. Amici di Città di Ariano, siamo con l'avvocato Raffaella Manduzio, candidata nella lista Ariano di Tutti a sostegno di Gamba Corta. Innanzitutto, avvocato, per quanto riguarda le elezioni europee, la Lega ha raggiunto il 34%, un risultato sicuramente straordinario. Lei cosa pensa e come interpreta questi dati? Beh, la Lega era prevedibile raggiungesse questo risultato, era nell'aria, insomma, se ne parlava, e quindi credo che sia in linea con quello che, insomma, era previsto. Però c'è anche da dire che il fronte europeo, quello popolare, insomma, riuscirà, credo, almeno ad arginare la Lega, quindi mi auguro che almeno si vada in questa direzione. Quanto riguarda invece le comunali, lei quale contributo darà alla comunità arianese nel caso dovesse essere eletta?
Guardi, io come ho spiegato durante la mia campagna elettorale sono alla mia prima candidatura, diciamo, sostanziale, perché mi sono candidata nel 2000, però era un'esperienza diversa rispetto a quella che ho fatto ora, quindi non ho un passato politico, però posso dire che sicuramente darò alla comunità arianese il mio ascolto, la mia capacità di ascolto, le competenze che ho acquisito in questi anni, e mi auguro sicuramente una grande disponibilità nei confronti di tutta la comunità. Gamba Corta in questo momento è il 48%, secondo lei si andrà al ballottaggio oppure no? Mi auguro di no, ovviamente, però aspettiamo. Ci troviamo in compagnia del candidato Mario Grasso con Fratelli d'Italia. Mario, una domanda molto semplice, le tue prime impressioni su questa tornata elettorale? Ah, per quanto concerne le europee, il risultato mi sembra abbastanza chiaro. A livello nazionale c'è una forte spinta sovranista, non in tutta Europa ma sicuramente in Italia, con Lega e Fratelli d'Italia che sono in netta crescita, e il risultato mi sembra abbastanza chiaro. La volontà popolare è cambiata, si va verso un governo di centrodestra, più destra che centro. Mario, il tuo programma, i tuoi progetti futuri per questa città nel momento in cui dovresti essere eletto? Ma il mio programma è quello della coalizione di Mimmo Gambacorta e in particolare quello di Fratelli d'Italia, che ha spinto molto per il discorso riguardante le attività produttive, con un lavoro intenso per cercare di fare in modo che Ariano rientri nella zona economica speciale, con tutti gli sgravi fiscali, i vantaggi e gli incentivi per le aziende per fare impresa appunto nel nostro territorio. Questo sarà il nostro punto di partenza, ma c'è un programma elettorale che comunque riguarda anche l'ambiente, con incentivi nel servizio rifiuti porta a porta, cercando di continuare quanto di buono è stato fatto finora, e anche per quanto riguarda l'agricoltura, con misure come la denominazione comunale d'origine e il mercato ortofrutticolo della Valle dell'Ufida, che è un nostro obiettivo importante. Un giovane per i giovani, giusto? Sì, giovane, qualche anno fa ero ancora più giovane a dirla tutta, però sì, sono un giovane alla prima esperienza e spero di poter dare il mio contributo anche in consiglio comunale, ma a prescindere dall'elezione il mio contributo lo darò comunque all'interno del partito, perché è la prima esperienza, la prima candidatura, ma spero che sia la prima di una lunga serie. Siamo con Emanuel Coppola, candidato per la lista Arianova. Allora Emanuel, perché hai deciso di candidarti e perché hai deciso di candidarti a sostegno di Anselmo Lamanna? Allora, io mi sono messo in gioco con Anselmo Lamanna perché diciamo che alle comunali si vede più la persona che il partito, diciamo si sceglie più la persona. Ho visto in Anselmo una persona che può dare tanto per questo paese con le idee e il progetto che ha portato con la creazione di questa lista. Che contributo può apportare Arianova alla comunità arianese? Innanzitutto una sorta di aiuto nei confronti dei cittadini per quanto riguarda tutti i problemi che ci sono ad Ariano, un maggior collegamento con il cittadino, perché l'amministrazione attuale si distacca dal cittadino, non lo rende partecipe della vita amministrativa del paese, e poi, come abbiamo già detto anche in campagna, il recupero di tutto quello che è Ariano. I beni culturali ce ne sono tanti e sono da anni abbandonati nell'indifferenza totale sia di cittadini e sia di chi governa questo paese. Cosa pensi dei toni che sono stati utilizzati e che hanno caratterizzato questa campagna elettorale? Diciamo che in campagna elettorale è quasi tutto lecito, purtroppo chi attacca chi è un qualcosa di normale. Purtroppo sono stati sferrati dei colpi bassi, anche inutili a parer mio, come è successo con il sindaco uscente Gambacorta. Queste sono cose che non vanno fatte, non hanno giustificazione. Per quanto riguarda attaccare il candidato, ci sta. È campagna elettorale, è guerra, fino alla fine si lotta e si porta la parte propria in cima. Se si dovesse andare al ballottaggio, con chi diciamo pensate di apparentarvi, se pensate di apparentarvi e di fare alleanze? Allora, noi dall'inizio abbiamo deciso di viaggiare come singoli, purtroppo i dati che stanno venendo fuori dagli scrutini sono palesi, però l'importante è trovare delle persone che hanno a cuore Ariano,
hanno un progetto valido. A quanto pare i progetti sono quasi comuni. L'importante, te l'ho detto, è trovare delle persone che vogliono, hanno voglia di fare, voglia di riportare in alto il nome di Ariano. Il suo è stato un voto sofferto oppure già ben definito? Ma il mio è stato un voto ben definito e chiaro sin dall'inizio. L'unica cosa che auguro a questa città è che gli amministratori, chiunque essi saranno eletti, siano più attenti soprattutto alla questione giovanile, alla questione del territorio e all'ascolto, cosa che non mi sembra ci sia stato nelle passate amministrazioni. Mi sembrava un po' troppo arroccate nel palazzo. Ci vuole più partecipazione, più ascolto delle esigenze, soprattutto perché questa città, essendo la seconda città della provincia, ha bisogno che ci sia non solo un leader, ma una squadra che porti avanti non solo la città, ma anche il territorio, altrimenti non c'è futuro, soprattutto considerando quanti problemi sono connessi alla questione giovanile, alla questione del lavoro. E mi sembra che nel passato non sono stati fatti interventi specifici. Non parliamo per quanto riguarda le infrastrutture, che stanno andando a pezzi. Quindi è una città che ha molte ferite da curare, però ci sono buone speranze che con un rinnovamento della classe dirigente e amministrativa possa veramente aprirsi una stagione nuova per il benessere e il futuro della città. Pensa che si andrà al ballottaggio oppure ci sarà una vittoria secca? Ma io penso che ci sarà il ballottaggio. Per come si vedono, come si può immaginare o si è letta la questione di questo frastagliamento di liste, non c'è un'unità e quindi comunque, a prescindere, potrebbe essere pure problemi alla gestione proprio della città a livello amministrativo. Lei come ha vissuto questa campagna elettorale? È stata caratterizzata da dei toni un po' accesi, lei cosa pensa? I toni al principio della campagna e nei due giorni di votazione erano un poco surriscaldati, ma la pacatezza della cosa nell'ambito delle amministrative ha reso sì che tutto si è svolto nella migliore calma e nella buona regolarità del voto. Gambacorta è al 48%, ora segue Franza al 21%. Lei crede che si andrà al ballottaggio? Io come sostenitore di Gambacorta è una vittoria la nostra, anche se a metà. Diciamo che mancano ancora delle sezioni da scrutinare, però tutti i dati dicono che probabilmente si andrà al ballottaggio. Ci troviamo nella sezione Calvario insieme al presidente della sezione numero 3. Presidente, come è andato questo scrutinio? Ci sono stati problemi? Quali sono le sue impressioni a caldo? Fortunatamente non ci sono stati problemi, sebbene ci fossero 11 rappresentanti di lista, sono stati tutti molto disciplinati. Quando si sono posti dei problemi, 5-6 volte ne abbiamo discusso insieme e siamo riusciti ad arrivare subito ad una soluzione, quindi è stato tutto molto pacifico e tranquillo. Bene, quindi nessuna polemica, nessun tipo di problema? No, fortunatamente no, è andata bene, pensavo peggio. Dati i toni accesi, diciamo, di quest'ultimo periodo. Sì, pensavo anche io che fosse più dura, invece sono stati tranquillissimi. Abbiamo scrutinato un po' di voti, quindi in testa vediamo il sindaco uscente Domenico Gambacorta. Cosa ne pensa? Andremo al ballottaggio oppure no? Eh sì, dai voti che sono usciti in questa sezione sicuramente si intravede un ballottaggio, perché non c'è il superamento del 50% più uno dei voti da parte di Gambacorta. Adesso non so nelle altre sezioni come si è portata la situazione, non ho idea.